Catanzaro senza ostacoli, super Iemmello, doppietta e assist per Biasci nel perentorio successo sulla Gelbison che, a dire il vero, nel primo tempo non sfigura. Ripresa senza storia, clamoroso l'infortunio del portiere ospite D'Agostino in occasione del tris di Re Pietro Iemmello, nono sigillo in campionato per il classe 92. Numeri da urlo del Catanzaro, ancora imbattuto, dodicesimo successo in 14 gare, 7 su 7 in casa, 39 gol realizzati, appena 6 subiti. Vince anche il Crotone che sbanca Viterbo dopo la vittoria in Coppa. Esordio amaro in campionato per l'ex biancazzurro Emanuele Pesoli, sostituto ad interim dell'esonerato Filippi. Sblocca Pannitteri, momentaneo pari di Marotta in apertura di ripresa. Nuovo sorpasso, incalce la firma di Chiricò che si ripete a 2 minuti dall'epilogo. L'11 di Franco Lerda scavalca il Pescara atteso dal posticipo sul campo della Turris. Out Crescenzi e De Saugus, conferma per Vergani e Jabouat, 3 i cambi previsti rispetto all'11 sceso in campo col Messina. Milani in difesa, Mora in mediana, soprattutto Colai in attacco. L'italo albanese ritrova così la maglia da titolare, sarà la novità sostanziale del match. Turris in crisi, 3 allenatori prima dell'inizio della stagione, Max Canzi poi subentrato a Catalano alla guida del Pontedera, squadra del girone B letteralmente rivitalizzata dall'ex tecnico dell'Olbia, 5 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta. Con l'esperto Padalino, ben 10 punti nelle prime 4 giornate, nelle successive 6, 4 sconfitte, una sola vittoria a Pontedera col Monterosi, 5-3, l'ultima in campionato per la Turris che in casa non vince da 2 mesi, 2-1 col Taranto. Nel frattempo panchina affidata al debuttante David Di Michele, trascorsi eccellenti da calciatore in A. Bottino finora magrissimo, un solo pareggio al 97 del match interno col Latina e 3 KO Coppa Italia compresa, 25 gol incassati dalla Turris nelle prime 13 giornate, peggiore difesa del girone come il Messina. Contro il Pescara Di Michele recupera Togurdo ma deve rinunciare agli infortunati Finardi e Di Franco. Non al meglio il grande ex Riccardo Maniero, cambio modulo 4-3-2-1, probabile 11 Perina Trepali, in difesa Manzi, Boccia, l'ex frascatore Contessa, a metà campo Gallo Ardizzo, l'italo marocchino Audi, in attacco dal primo minuto Giannone, l'ex vastese Leonetti, a supporto di Santaniello. Postilla di mercato biancazzurro, il 21enne centrale slovacco Ivan Mesic ha accettato il trasferimento, totale intesa sul contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione per l'anno successivo a determinate cifre in caso di promozione in B, con la seguente condizione: almeno 8 presenze da 45 minuti da gennaio sino al termine della stagione regolare, ovvero in 18 giornate. Si aspetta solo il via libera del Nordsjælland, proprietario del cartellino, società danese dalla quale lo stesso Dell'Icarri prelevò 11 anni fa il danese Nielsen, uno dei protagonisti dell'irripetibile promozione in A targata Zeman. La formula acquisizione a titolo definitivo col 50% dell'eventuale rivendita futura del calciatore riconosciuto al Nordsjælland. Ivan Mesic ha giocato in prestito nell'Odds, Serie A norvegese, caratteristiche fisicamente come l'infortunato Pellacani, ma mancino con una buonissima tecnica di base.